Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio di Octopath Traveler. E siamo sempre qui a Solvelato. Lo so che è il quarto episodio che stiamo qua, però ci sono rimaste ancora delle cose da fare. Le piante che prosperano nelle lande meridionali producono spezie eccellenti da usare in cucina. L'esplosivo gusto del sud riesce a esaltare anche le pietanze più anonime. Sono spezie fantastiche. E ce ne vendi qualcuna? Fiori di quartina. Eh sì. Che chissà che ci si fa a questo punto. Non l'avevamo visto questo, eh? Tu? Abito da diva, l'ultimo abito indossato sul palco da una regina della danza. Un tempo ero una famosa ballerina, tutti nel deserto conoscevano il mio nome. L'ultima volta che andai in scena danzai con questo stesso abito, il famigerato abito della grande stella. Fu la più maestosa esibizione della mia vita, non rimpiango nulla di quel periodo. Ok. E invece voi? Lasciami in pace, non voglio compagnia da gentaglia come te. Non essere timida, tesoro, ti porterò in un posticino niente male, con guanciali soffici come nuvole. Io vado dove voglio, grazie. Ora lasciami stare. La storia di Ria nata per viaggiare 1 ha inizio. Ok, è una cosa nuova per me, non ho mai fatto una quest secondaria su questo gioco. Riduce notevolmente i danni da fuoco subiti. 12.000. PV massimo più 200. Lui che vende. Portamonete vuoto. Vabbè. Non male considerata la tua età. Giusto? Cosa hai da guardare? Non siamo a teatro, bellezza. Ti ho detto di lasciarmi. E che facciamo? Lo affrontiamo allora? L'estofante forza 4. Vai. Puoi sfidarmi, sarà l'ultimo errore che commetterai. Speriamo di esserne all'altezza. Che non ci mette KO. Allora. Intanto boostiamoci la difesa. Che questo sembra forte. Ai ai ai, spina letargica non ci voleva. A dormire per 5 turni. Ah no, però ci ha svegliato. Bene, come non detto. Cioè, con la difesa potenziale ci faceva 77, tanto per capirci. Vediamo se... No. Manco per niente, proprio. Spina letargica di nuovo. Aldrich sta dormendo e ci ha fatto sprecare 2 turni, praticamente. Va bene, poco male, abbiamo accumulato pallini. Basta! Oddio, che strazio sto nemico. Ah, penso che ci volevano far capire il tormento di quella ragazza. Boh, cioè, spina letargica 3 volte di seguito, basta anche. E crepa, niente. Se non muore adesso, niente. Oddio, cosa devo fare? Niente. Spina letargica, nulla. Ha deciso così, vabbè. Oddio, basta, ti prego. Muori, oddio, finalmente. 100.000 turni per ammazzarlo, mamma mia. Per poi ottenere che una pietranima della luce M, regà. Vabbè. Al diavolo, ma questa storia non finisce qui. Sì, sì. Durissimo. Grazie infinite. Quel prepotente non voleva rassegnarsi. Ho chiesto dove potessi passare qualche ora spensierata e mi hanno consigliato di venire qui. Ma i casati non fanno nulla per mantenere l'ordine da queste parti. Ah no, era una domanda, scusate. Come può una ragazza godersi la città se non è neanche libera di camminare in santa pace? Qualcuno dovrebbe impedire che le canaglie vaghino per strada a piede libero. Oh, chiedo scusa, forse mi sono lasciato trasportare. Vuoi sapere chi sono? Ah, beh, immagino che... Io sono, insomma, sono in viaggio, direi. Il mio nome è Ria, puoi chiamarmi Ria.
l'abbiamo capito dal titolo della quest comunque. Ad ogni modo, non è da tutti prestare aiuto a un'estranea. Non dimenticherò la tua gentilezza. Che è molto da Ophelia comunque come cosa, eh. Se non altro, questo viaggio mi ha dimostrato che al mondo esistono ancora persone di buon cuore. Ma ora devo salutarti. Spero che anche tu possa trovare la gioia nel corso dei tuoi viaggi. Ok, abbiamo ottenuto 1500 foglie e una noce magica. E tu c'eri anche prima? Sì, esatto. Sì. Abbiamo anche comprato le cose. Questa? No, credo che non c'entri nulla. Oddio, e quello? Quello mi sa che non c'era prima. Oddio, aspettate. Scusate se riesco di nuovo, ma... tu non c'eri prima. Il cielo mi fulmini se qui non servono birra sopraffina. E tu chi saresti? Vuoi ballare? Io sono disponibile, dolcezza. Ma che vuole? Oliva della vita ci vende. È anche sovrapprezzata. Ah no. Ok. Ma questo ce lo portiamo dietro. Oh sì, questa voglia se ce lo portiamo dietro. Piuttosto che sfidarlo, lo sfruttiamo a nostro vantaggio. E per la prima volta mettiamo a frutto l'abilità di Ophelia. Oddio no, aspettate. Prima di uscire fuori però, c'era un'altra quest mi sembra. Eh sì, guardate. E dov'è però? Ah, qua dentro, perfetto. Scusate se prima di parlarle provo a comprare le cose, eh. Vabbè, questo può far comodo. Va bene. Quando ballo nessuno si volta a guardarmi. Non riesco ad attirare l'attenzione. Danzare non porta altro che dolore. Forse dovrei appendere le scarpette al chiodo. Ma prima voglio salire sul palco un'ultima volta e ballare con tutta la grazia del mondo. Ok. Che ne dite se andiamo a comprare il vestito dell'ultima danza di quella tipa e glielo diamo? Non ne troverai di qualità migliore. Lo spero. Anche perché, insomma, non è poco che mi ci hai fatto spende. E... fornire a questa persona quello di cui ha bisogno? Direi di sì. E vediamo che dice. Che cos'è? Questo vestito è magnifico. È semplicemente meraviglioso. Sembra l'abito indossato da una straordinaria ballerina che ammiravo con tutto il cuore. Che nostalgia. Appena giunta in questa taverna, cominciai a esercitarmi senza sosta per eguagliare la sua superba classe. La vita qui era terribile, ma la danza amavo ballare con tutta me stessa. Eppure, per quanto io danzi da molti anni, dubito di essermi mai avvicinato al suo livello. È un sogno che si realizza, indossare un abito identico al suo e ballare sul palco proprio come lei. È ora di entrare in scena un'ultima volta. Grazie. Ok, ci ha dato sempre 1500 e un amuleto del vento. E a sto punto chissà che è un amuleto del vento. Credo un... ecco, esatto. Amuleto del vento, riduce i danni da vento subiti. Ok, va bene. Credo che abbiamo finito le cose da fare in questa città. È stata una permanenza piuttosto lunga rispetto alle altre. Però a questo punto, no? Oh, guardatela. È lei? Sì. Ah, sei di nuovo qui? Grazie a te sono riuscito a esibirmi come mai prima d'ora. Ho eseguito i miei ultimi passi di danza avvolto in quell'abito e porterò questo ricordo sempre con me. Ora non ho più alcun rimpianto. E vende sempre le stesse cose? Sì, sì. Oh no, no. Ho ritriggerato il dialogo, non volevo. Chissà se la sfidiamo quanto... vabbè.
abbastanza forte, però non voglio mettermi a sfidare la gente adesso. Piuttosto, a quanto ho capito, questi oggetti qua, con questa icona, sono oggetti di quest. Quindi adesso vendiamo per esempio questo, ok, e questo, e vediamo se abbiamo qualcos'altro anche che possiamo vendere. Melagrana energetica, vabbè. Non sembra esserci molta roba che possiamo prendere e vendere così. Per fortuna però che ci sono oggetti che sono pensati apposta per essere venduti, almeno quello. Stiamo diventando belli forti con quelle tende, scherzando, eh? E forse è il caso di farci un po' di abilità, perché vedete qui 1000, 1400, 800 e prima era 500, quindi capirete che potremmo anche decidere di apprendere abilità. Fornisce un alleato la capacità di riflettere la magia per un turno. Vabbè, facciamo velo difensivo, ragazzi. Ok, abbiamo aumentato la difesa elementale e abbiamo sbloccato l'abilità Egida Benefica, che sarebbe: se assegnata a un membro, il gruppo ha più probabilità di riuscire a fuggire. Abbastanza inutile, perché fino adesso non sono mai fuggito da una battaglia, ma va bene. Mentre Olberic attira gli attacchi singoli rivolti agli alleati per 3 turni. Ecco, questo può essere utile. Sferra, ok. Però questo, cioè l'attacco con la lancia ad aria, diciamo, ci mancava. E in questo momento lo reputo più utile. Primrose ce la vediamo tra poco. Mentre con la nostra tressa facciamo Alisei Furenti. Col fatto che non abbiamo Cyrus in questo momento, c'è utile questa abilità. Ok, e adesso ci leggiamo con calma, con calma e con comodo la nostra Primrose. Anzi, aspettate, prima facciamo, mettiamo le abilità di supporto. Evoca forza, fornisce più 50 all'attacco fisico del personaggio, va bene, ok. E crescono sugli alberi, se assegnato a un membro incrementa i, che sarebbero le in realtà, foglie a fine battaglia. Perfetto, adesso finalmente ci possiamo dedicare a lei. Gloria del pavone potenzia l'attacco elementale di un alleato per 2 turni, che non c'è particolarmente utile ora come ora, visto che non usiamo i maghi, non usiamo niente di che, a parte Ophelia, vabbè, per forza. Incrementa la difesa fisica di un alleato per 2 turni. Ah, è puramente support praticamente. Infligge danni da tenebra a tutti i nemici, questo ci potrebbe tornare comodo, diciamo. Incrementa la velocità di un alleato per 2 turni. Tecnica che infligge un effetto casuale una volta. Ode notturna, sicuramente. Gloria del pavone. E ci servono altri 70. Vabbè, intanto doppio turno. Tutti i bonus di stato conferiti agli alleati durano un turno in più. Perfetto. Sì, Primrose è puramente support, cioè ci stiamo a fare una squadra di support. È questo che mi stanno dicendo in maniera molto malcelata. Allora, vediamo intanto, mi interessava di vedere dove è esatto. Dove stava San Cristallo? Sta di qua. Ok. Penso che comunque le storie che faremo, i secondi capitoli, adesso non ci pensiamo più di tanto, però i secondi capitoli che faremo saranno più che altro guidati dall'anzianità con cui abbiamo approfondito determinati personaggi, più che dal livello, perché mi sembra giusto così, semplicemente, cioè andare con Ophelia e poi con Ordine è più giusto, secondo me, almeno. Ok. Poi comunque ne riparleremo quando arriverà il momento. Passaggio di Rivoletto Sud. Città fluviale? Ti prego, dimmi di sì. Guardate che paesaggio rigoglioso. E che musica calma, poi venendo dal deserto è tutta una scoperta. Ok. E siamo già a 12 ore di gameplay. Wow, io ho registrato un sacco più di episodi però rispetto a 12, diciamo.
È l'effetto, questo ragazzi sì, l'avevo preventivato, ma è l'effetto di far durare gli episodi mezz'ora. Comunque, proviamo subito le nostre abilità. Lo sapevo che avrebbe avuto effetto su qualcuno, perché siamo comunque nella zona confinante, quindi se tu inizi con Primrose, ovviamente ti... Oddio, ti prego. No, ok, sarebbe stato troppo bello. Comunque le animazioni sono fighissime. Dicevo, se tu inizi con Primrose, ovviamente devi avere un minimo di vantaggio. E sono deboli alla lancia, wow, ok. Tra l'altro, raga, sto provando tutte le nuove abilità, se vedete. E queste animazioni sono bellissime. Proviamo anche velo difensivo. Che figo. Questi effetti particellari, particolari, eh. Anche la spada sono deboli. E come minimo al pugnale. No, ha un elemento, allora sono deboli. Forse ha al fulmine. Peccato che non abbiamo nessuno però che abbia il fulmine come magia. Perché Hanit l'abbiamo posata e anche Cyrus a farsi una bevuta alla taverna. Ok. Ah, ma qui ci si va. Perfetto. Nettare curativo. E quella cassa chissà come si apre. Da sopra. Ecco. Andiamoci allora. Ok. No, questi sono nuovi. No, non si lasciano danneggiare dai nostri venti. Però forse da questo sì. E infatti, manco a dirlo, saranno deboli alla spada? Eh già, ci abbiamo azzeccato. Particolare. E a sto punto quelli sono deboli all'oscurità e tu sei debole alla luce. No, manco per niente. Come minimo è debole al ghiaccio. Vabbè, andiamoci di bastonata in testa e preghiamo il Dio che muoia prima o poi. No, niente coltello. Siamo vicini a Tyrion e Primrose che usano entrambi il coltello, ma no. Debolezza al coltello, nulla proprio. Va bene. Livello 12. E questo episodio di gameplay mi sembra che stia prendendo una svolta diversa comunque, perché... Cioè, abbiamo già iniziato diversamente già con le side quest. Ok, di nuovo loro. E magari ve la risparmio una battaglia uguale a quella di prima. Perfetto. E volevo venire qui per leggere il cartello. Passaggio di Rivoletto Ovest verso Rivoletto. Quindi sì, stavamo sbagliando strada praticamente. Dove stavamo andando? Sì, stavamo proseguendo così, proprio tranquillissimi verso il secondo capitolo di Ophelia, Ponte Sacro. Ma sì, vai. Scusate ragazzi, ma voglio andare con ordine. Quindi diciamo che faremo i secondi capitoli, come abbiamo detto prima, dopo la fine dei primi, ovviamente. Cioè, ma manco a dirlo. E questa è di nuovo la stessa battaglia. Oddio ragazzi, basta, mandatemi contro qualcosa di diverso. Cioè, da prima che sto affrontando lumache giganti e vespe guerriere, basta anche. Cioè, allora, supporto stavolta ve lo faccio vedere, cioè soldato di livello 2. Cioè, questa è la battaglia alla fine, eh. Abilità minite, equo fendente. Via, fine della battaglia. Cioè, chi... troppo facile. Ok. Livello 18 per Ophelia. E stiamo diventando delle bestie. Livello 18 Ophelia. Che è incredibile come cosa, se ci pensate. Passaggio di Rivoletto Ovest, livello pericolo 11. Ok, 420 fa ride un po' come numero, però non ci memiamo troppo perché comunque ci fanno comodo ad averli. Nettare curativo per 1. E a sto punto mi chiedo, chissà che troveremo nei percorsi più avanzati. E tu cosa diavolo sei? Quello lo conosco. Ok, il gatto no, il gatto lo conosco. Evochiamo il tipo, va. Oh, l'abbiamo ucciso! Mi sento un sacco in colpa, però moderatamente, perché adesso scopriremo che cosa ha di tanto speciale. E perché un
tipo a caso gli ha fatto, che fa tantissimo, gli ha fatto 8. Debolezza alla luce, ok. Ci voleva proprio. Proviamo a fargli avanguardia. Ovviamente no. Ovviamente debolezza, le debolezze che cerco di scoprire io non ce l'hanno mai. Placcaggio. 2.14. Va bene, possiamo fare così? Penso tranquillamente. Oh, 2.51. All'arco? No. Ma è resistentissimo. Ok. Una luce sacra in faccia. E mo te ne becchi anche un'altra, pensa un po'. E vediamo se è debole per sbaglio al coltello. Eh sì, però gli facciamo 11 e 12, quindi. Oh, ok. Meno male che abbiamo assoldato sto tizio. Guardate qua. Cosa? 1000... Ecco perché! E 3.400 di soldi e guardate quanti punti classe 100! Oddio! Va bene. Ok, abbiamo fatto il colpo del secolo. Mi dispiace che gli altri personaggi si sono persi tutta questa esperienza, ma... Oddio, guardate quanto abbiamo livellato! Assurdo! Guardate qua! Ok, ok. Dicevamo, ci mancavano un pochino di punti classe, no? Ok, che facciamo? Danza della talpa? Ma sì. Ma sì, dai. Ok. E possiamo metterci un'altra abilità di supporto, che è... Contrappasso. Che è Dante, non lo so. Se il personaggio è bersaglio di attacchi fisici, esiste una... Esiste, mi fa morire. Una probabilità del 50% che contrattacchi. Non ha il 50% di probabilità di contrattaccare. No, no, esiste una probabilità. Benissimo. Vabbè, ragazzi, ci siamo potenziati un sacco tutto in una botta. Ovviamente quello che io avevo fatto l'altra volta in mezz'ora l'abbiamo fatto adesso in... 2 secondi, cioè. Ok, quelle vespe invece sono nuove. Perché abbiamo scoperto 0 debolezze. Guardatele. Idrovespa. Beh, idrovespa, se Pokémon non è un'opinione, sono deboli a... al fulmine. Vabbè, non lo sapremo mai perché l'abbiamo uccise tutte prima. Salviamo. E ne sono successe di cose dall'ultimo salvataggio, per fortuna. Gran Masso Rivoletto. Passaggio di Rivoletto Sud verso Solvelato. Ok, quindi di qua si va a Gran Masso, è dove noi non vogliamo andare. Perché è questo Gran Masso. Ok, esatto. E invece noi vogliamo andare da Alfin, che è di qua. Eccoci qua, ragazzi. Rivoletto. Ci siamo. E è stato piuttosto veloce arrivarci, in realtà. Cioè, 7.000 abbiamo di soldi. Io direi, però, prima di prendere Alfin, col fatto che poi dobbiamo toglierci Tressa, necessariamente, di esplorare, intanto eccolo, di esplorare sì la città, ma poi di andare a fare un pochino di farming di soldi fuori, valutando anche bene, è enorme sta città comunque, comunque valutando, dicevo, bene cosa c'è al negozio che possiamo comprare, quindi prima di parlare con chiunque altro, io andrei qui. Ascia di ferro, accetta arcana, mannaia, 8.000. Scudo a mandorla, copricavo. Sì, vedete, però ci sono cose che appunto vale la pena comprare, eh? Io direi di comprarci intanto uno scudo a mandorla per... Non tanto per Olberic, perché vedete la sua difesa fisica è già abbastanza alta. È la difesa elementale che un po' lo frega, però vabbè. Più per Primrose, che non ha proprio uno scudo a prescindere, quindi... Devi viaggiare ora? Eh sì,
guardate qua, cioè, guardate che miglioramento. E poi potremmo puntare a prenderci questa mannaia, perché se vendono la mannaia qui, evidentemente Alfin utilizza l'ascia necessariamente. Quindi, cosa farò io adesso? Prima di parlare con tutti loro e cercare di non allungare troppo l'episodio, perché appunto ci dobbiamo parlare, non li possiamo valutare perché non abbiamo Cyrus con noi, però volendo li possiamo sfidare e acquistare da loro, quindi già è più corta la cosa perché non abbiamo Cyrus. O meglio, potremmo anche andare alla locanda a prendere Cyrus, valutarli tutti eccetera eccetera, però appunto ci penseremo dopo. Adesso me ne vado un po' a farmare di là appunto nel percorso e ci vediamo tra poco.